Il corpo senza vita di Ahmed al-Jabari viene trascinato via dalla carcassa dell'auto ancora in fiamme. Sono gli istanti immediatamente successivi all'attacco aereo che ha puntato dritto al cuore armato di Hamas. Omicidio mirato, vecchia pratica rispolverata all'occorrenza dell'esercito israeliano. Ma di mirato, anche stavolta c'è ben poco a ascoltare almeno i medici di Gaza, il missile che ha ucciso il capo di Ezzedine al-Qassam, le brigate di Hamas, ha fatto altre 9 vittime, tra cui una bimba di 7 anni. E così appare Gaza prima dell'imbrunire. L'omicidio mirato di al-Jabari, condannato dall'intero mondo arabo, è solo il segnale di un'offensiva che ha già un nome, colonna di nuvola, fa già morti e decine di feriti. Questo video amatoriale racconta l'orrore dei bombardamenti poche ore fa a Zeytun, sobborgo popolatissimo di Gaza. Abbiamo autorizzato un'operazione contro obiettivi terroristici, avvertono i portavoce militari. Non escludiamo di muovere l'esercito di terra su Gaza. Se fossi un abitante della striscia, scrivevano gli editoriali dei quotidiani israeliani in questi giorni, sposterei la mia famiglia se possibile. Ma da Gaza, chiusa militarmente da Israele, non si esce, agli attacchi dal cielo non c'è via di fuga. Il movente è sempre quello, fermare i lanci di razzi di gruppi estremisti sulle città israeliane di confine, dove la popolazione è stata avvertita, rimanete vicino ai rifugi, non mandate i figli a scuola domani. Hamas promette ritorsioni anche coi kamikaze. Sembra tutto già visto, era il dicembre 2008, allora come adesso Israele stava per tornare alle urne. L'operazione Piombo Fuso fece a Gaza 1300 vittime. Guerra preelettorale si disse, ma la coalizione di allora perse le elezioni. E il premier Netanyahu ci si chiede adesso, sin dove porterà l'escalation.